Buonasera a tutti. Parlo a nome della comunità ebraica Beit Hillel, che insieme con l'Associazione di Studi Ebraico-Tedeschi INT ha preparato un ciclo di conferenze dedicate, intitolate Figlie di Ester, temi, concetti, riscatti di una metà ebraica del cielo. Siamo all'ultimo appuntamento dedicato a filosofo Theodor Lessing. Primi tre appuntamenti erano dedicati a tre donne studiose, filosofe e pensatrici ebree: Bertha Pappenheim, di cui ci ha parlato presidente dell'associazione nominata un istante fa, Roberta, professoressa, professore Roberta Ascarelli. Poi abbiamo parlato di Margherita Sussman, che ci ha presentato il professore Giuliano Lozzi. L'incontro successivo era dedicato a Hannah Arendt, di cui ha parlato il professore Elena Tavani. Oggi, appunto, come vi dicevo, parleremo di Theodor Lessing in un'altra formula. Ci sarà una specie di tavola rotonda, avremo tre partecipanti, quattro partecipanti, contando anche il presidente Roberta Ascarelli. Io volevo dire solo una specie di aneddoto che semplicemente, casualmente, stavo leggendo, preparandomi per un lavoro, un libro di un signore che si chiamava Nathan Gross. È un libro in polacco che si intitola Chi è lei, signor Grimek? Parla delle vicende di vita di questo ebreo di Cracovia, grande cineasta, scrittore, drammaturgo, e lui parla quando faceva il liceo, nomina l'unico personaggio, praticamente, il nostro Theodor Lessing, dicendo che era molto appassionato, parliamo del periodo tra le due guerre, anni tra 20 e 30, molto appassionato della filosofia di Lessing. Ecco, a questo punto do la parola al presidente dell'associazione INT, Roberta Ascarelli, che ci dirà qualcosa di più sui oratori della serata. Grazie. Grazie Oleg, grazie Beit Hillel, grazie agli amici che stanno partecipando come relatori e come ascoltatori a questo pomeriggio. Quando Oleg ha proposto questo ciclo, mi sono permessa di proporre Theodor Lessing perché è un pensatore sconosciuto e secondo me di enorme importanza nella cultura ebraico-tedesca e soprattutto nella riflessione ebraica del Novecento. Il tema rispetto al mondo femminile, è come dire, un po' tirato, perché Lessing non si è occupato molto di donne, ma non si è occupato solo di donne. Si è occupato di ebraismo, si è occupato di filosofia, si è occupato di storia, si è occupato di fiori e di piante, cioè è come dire, un eclettico giornalista filosofo dell'inizio del Novecento. Quindi la tematica femminile è sicuramente importante, centrale, ci fa capire come dire, il suo impegno rivoluzionario. Lui diceva: sono sionista, sono tedesco e sono comunista, e quindi il suo bisogno di impegnarsi in quello che lui definiva allora il sociale. Ma sicuramente il pensiero di Theodor Lessing è molto più ampio di una riflessione sulla condizione femminile. Però abbiamo cercato, con il grande desiderio di ricordarlo a 150 anni dalla nascita, tra l'altro nell'associazione abbiamo un attimo riflettuto anche su Theodor Lessing, ci siamo scambiati degli articoli, alcuni di noi non lo conoscevano, e quindi era ancora più importante forse farlo un attimo conoscere, farlo conoscere un po' di più. Ma per mantenere un po' di fede al tema che Oleg ci aveva proposto, i tre interventi di oggi avranno un'attenzione particolare ai temi femminili.
non esclusivo, però sicuramente un interesse particolare, e quindi sia al tema della prostituzione che abbiamo già, forse che qualcuno di voi ha già ascoltato nelle altre conferenze organizzate con con l'Università di Trento, al tema di alcuni riferimenti testuali al mito di Esther anche ad una riflessione su Weininger in cui ebraismo e femminilità, sesso e carattere sono assolutamente centrali. Quindi, come dire, abbiamo cercato di fare un taglio, ma non si parlerà solo di questione femminile, e tutto sommato è bene così, perché ricordare Lessing credo che sia importante. Mi permetto di dare alcuni elementi biografici, prima che sui relatori, anche sulla persona di cui oggi si parla. Lui è nato ad Hannover, è nato nell'82 da una famiglia assimilata, borghese. Il padre era un medico, la madre era di una famiglia di banchieri. Un ebraismo molto tiepido, lui coltiva anche molto tiepidamente, fino a incominciare poi da grande a sentire il problema di riflettere sul suo ebraismo. Un curriculum scolastico disastroso, bocciato due volte, iniziato l'università in tre posti diversi con una facoltà di medicina presa e abbandonata, alla fine poi filosofia, psicologia e letteratura, che porta a termine con una tesi interessante in filosofia sull'epistemologia di un logico russo che si chiama African Spia. Cerca di fare la carriera universitaria, ma non gli riesce comunque ad avere dei contratti, come si direbbe oggi, con l'università, ma soprattutto incomincia a collaborare a giornali. La sua filosofia dell'azione, che ha fin da giovanissimo, lo porta a intervenire con passione, come dire, eccitazione e anche con grande spirito polemico in molte delle questioni del tempo, procurandosi molte critiche, molti nemici, ma anche diventando poi un personaggio di riferimento per l'inquieto mondo prima della guerra e poi soprattutto weimariano. Del 10 è uno scandalo letterario che condiziona la sua attività universitaria, nel senso che lui attacca Samuel Oglinsky, che è un critico ebreo piccolo borghese. C'è anche un confronto di classi in questa polemica, che aveva come dire, che aveva scritto cose meravigliose su Thomas Mann, e quindi Thomas Mann interviene in questa polemica cercando di prendere con veemenza e con note antisemite le posizioni, la difesa di Lubinsky contro Theodor Lessing. E tra l'altro Mann definisce Lessing un vergognoso nano che dovrebbe considerarsi fortunato che il sole splenda anche su di lui. Le polemiche letterarie erano al tempo molto più coinvolgenti di quanto possano esserlo oggi. Che cosa attacca, che cosa non piace a Lessing di Lublinsky? Questo tono oracolare, questa capacità di dividere il mondo in buono e cattivo, questo sentirsi in qualche modo il profeta di un moralismo che secondo lui è piccolo borghese, che a Lessing non piace. Quindi lui è invece un uomo che cerca, che si interroga, che chiede e che si chiede. Allo scoppio della guerra va come volontario, molto preso anche lui dallo spirito del 14, ma anche per lui non durerà molto. E scrive durante la guerra un'opera importante che sarebbe La storia come senso dell'insensato, molto legata alla filosofia di Nietzsche, che non viene pubblicata fino al 19 perché al censore non piace. Comincia da subito ad avere posizioni estremamente controcorrente e provocatorie. Dal 23, scusate, negli anni prima della guerra sono anche gli anni in cui sviluppa in modo particolare la sua battaglia per i diritti delle donne, con temi nuovi e temi vecchi.
archi. Nel 4 partecipa a molte conferenze organizzate dalla Lega contro la prostituzione organizzata, statalizzata, e poi nel 1910 scrive un libro dal titolo molto significativo che è Weib, Frau und Dame, e quindi in cui cerca in qualche modo di attaccare, di confrontarsi con i luoghi comuni sulla femminilità, femmina, donna, signora. Le sue posizioni sono posizioni tipiche delle femministe del tempo, dei movimenti femminili del tempo, e quindi l'idea dei diritti, dello studio, dell'impegno, dell'autonomia e di una sessualità femminile, perché per lui una sessualità femminile è diversa da quella maschile ed è legata alla procreazione, non alla prostituzione, ma alla procreazione, e quindi diventa, come dire, un antesignano maschio, un portavoce maschio di un movimento delle donne. Ma torniamo alla guerra. Nella guerra, durante la guerra, quindi scrive questo testo, che viene però pubblicato soltanto il 19, e dal 23 inizia ad essere molto attivo nella vita pubblica, con una quantità infinita di articoli. Era un grafomane per il Praga Tagblatt e per il Dortmunder Generalanzeiger, che sono due giornali, non soprattutto il Dortmunder Generalanzeiger di sinistra, non particolarmente diffuso, ma sicuramente una voce autorevole nel panorama del tempo. E diventa uno dei più importanti giornalisti politici della Germania di quegli anni. Nel 25 c'è un caso importante, che è il caso di Hermann e Lupo Mannaro, che lui segue col suo metodo, cercando di capire chi fosse questo serial killer, e soprattutto mettendo in evidenza che in realtà era stato coperto perché era un informatore della polizia, quindi mettendo in evidenza le collusioni tra lo Stato e alcuni delinquenti, e cercando di interrogarsi anche sulla loro funzione. E nello stesso anno attacca anche Paul Hindenburg, anticipando, che diventa Presidente della Repubblica, anticipando molti dei temi che poi saranno purtroppo storia: la sua fragilità, il suo carattere reazionario, il suo essere appunto un nulla nelle mani di burattini che vogliono decidere il destino della Germania. È chiaro che dopo l'articolo con Hindenburg, le sue, come dire, gli attacchi a lui diventano forsennati, e lui deve rinunciare a qualsiasi attività didattica. Ci sono 1000 studenti dell'istituto dove insegnava che dicono che sarebbero iscritti altrove se lui non se ne fosse andato. A questo punto viene messo in congedo con pochissimi soldi di stipendio e continua a lavorare. Nel 30 scrive quello che è il libro più importante, che è L'odio di sé ebraico, di cui credo parlerà soprattutto Massimiliano, ma probabilmente ne parleranno anche altri, in cui si pone un problema molto semplice: perché gli ebrei odiano se stessi e perché gli altri odiano gli ebrei. C'è una dimensione speculare che accompagna questa fondamentale domanda di Lessing. Appena arrivato il nazismo al governo, lui decide di andare in Cecoslovacchia, a Marienbad, dove viene ucciso dai sicari nel 1933, cioè pochi mesi, e aveva continuato a scrivere per i giornali, aveva continuato a fare forte propaganda antinazista, e quindi diventa un obiettivo abbastanza deciso. Un personaggio molto più vicino a Krauss di quanto forse si può pensare, nel senso anche lui un moralista immoralista, anche lui una voce critica della nazione, ed è anche un personaggio che, a differenza di Krauss, pone al centro il problema dell'ebraismo come dire, come cartina di tornasole di una riflessione sulla modernità.
C'è Hans Meyer che nei diversi, che è un libro che ho amato molto, ma rileggendolo in questi giorni devo dire che mi è sembrato meno appassionante, parla molto di Lessing e dice che Lessing segna la fine dell'illuminismo tedesco. Con Lessing, con Theodor Lessing, con la sua prospettiva, ma soprattutto con la sua morte, con la sua, come dire, con le critiche violente contro di lui durante tutta la sua attività e poi alla fine la sua morte tragica, si compie quello che il suo cognome portava come marchio, e cioè il riferimento a quell'illuminismo lessinghiano con cui inizia la parabola dell'assimilazione. Ma permettetemi di dire un'altra cosa. Quando nel 1772, quindi 25 anni dopo di Juden di Lessing, il libro con cui inizia la parabola, almeno cartacea, dell'assimilazione degli ebrei in Germania, Goethe scrive una recensione stroncatoria nei confronti di un poeta che veniva dalla Polonia, che aveva scritto una raccolta di poesie, e questa raccolta di poesie non aveva nome, era anonima, ma si chiamava esattamente Poesie di un ebreo polacco. E Goethe scrive che sarebbe aspettato da questa poesia qualcosa di nuovo contro l'accademismo tedesco, che veniva da un cielo lontano, con una consapevolezza lontana, con una prospettiva lontana, avrebbe svecchiato in modo determinante la cultura tedesca. Invece no, invece aveva popolato le sue poesie di Phyllis e di Chloe, aveva imitato Rammler, aveva costruito degli inni anacreontici alla moda e dei canti di amore, vino e di ambienti più o meno classicheggiati. Goethe, come sottolinea molto bene Anna Arendt, non accetta l'assimilazione, vuole vedere negli ebrei i diversi, quelli che arrivano in un mondo diverso, civilizzato, come lui dice, e portano una visione, una visuale nuova, un po' come quella di Oscar di Günter Grass, che vede tutto quanto da dietro al palco e non da davanti al palco, mentre invece gli ebrei cercano di entrare ponendosi davanti al palco o attraversando il palco. La prospettiva dell'assimilazione con cui inizia la prospettiva letteraria, ma anche storica, dell'assimilazione ebraica in Germania, non è un caso che Behr si descrive, dice che ha una meravigliosa giacca lunga, verde di seta, che ha la parrucca perfettamente incipriata, una barba curatissima ed è anche molto bellino, dice alle fanciulle in questa poesia iniziale. Quindi quest'idea dell'uguaglianza con cui è iniziata la storia dell'ebraismo tedesco con Lessing finisce. La sua parabola è una parabola della diversità. Lui si pone come colui che è contro, che è diverso, che non è, tra l'altro non è come Landauer, per esempio, anche come Toller, quello che deve dare la linea, quello che deve dare, come dire, il progetto alla società tedesca, o che deve dare la morale alla società tedesca. Lui questo lo odia, lo dice mille volte, lui si pone semplicemente e fortemente come colui che si allontana, come colui che critica, molto più di Krauss, ma ripeto, la linea è molto vicina. Si pone all'esterno, esce, si mette ai margini, guarda da dietro, guarda quello che gli altri non trovano, e guarda non soltanto il mondo tedesco ma anche il mondo ebraico come è diventato, e si avvia verso il sionismo, ma non il sionismo tedeschizzante di Herzl, il sionismo di quelli che appunto guardano la realtà occidentale ma riescono perfettamente a criticarla, che non credono nella storia, quindi il marxismo per lui è una ricetta che non funziona, ma credono nell'azione critica dell'intellettuale. Vorrei citarvi per concludere, c'ho una marea di cose bellissime da leggervi, ma forse facciamo parlare i relatori che sono sicuramente più all'interno di questa vicenda.
Nel suo primo nella sua prima raccolta di poesie del 1892, lui pensava di essere un grandissimo poeta, e forse non lo è stato, scrive: in primo luogo voglio soddisfare la mia natura, e in secondo luogo divertire la gente. Ma se non trovate soddisfazione, allora lasciatemi stare in nome del diavolo. Non so se mi innamorerei se mi presentassi a me stesso, ma così come sono, so colpire con dignità. E come Theodor Lessing, attraverso il mondo. Grazie. Allora, a questo punto comincio a presentare i relatori. Allora, abbiamo deciso che, ci siamo messi d'accordo prima, che Mattia di Taranto è il nostro primo relatore. Ciao Mattia, grazie infinite di aver aderito a questa proposta. È professore di letteratura e cultura tedesca all'Università del Piemonte Orientale. Collabora anche con altri italiani e tra l'altro sta per incominciare un corso di letteratura Yiddish. Calcola che persone che non c'entrano niente con noi mi hanno mandato oggi il programma di questo corso, quindi sta avendo un buon successo. Quindi lavori all'Università Europea di Roma e all'Università di Bari. Il suo principale ambito di ricerca è la ricezione della Tanakh e di testi rabbinici in opera tannaico-amoraica, in particolare il Talmud babilonese, nella moderna letteratura ebraico-tedesca yiddish. In questo campo di ricerca ci sono tre temi di particolare interesse: la lacca letteratura, identità femminile, editoria ebraica in area germanofona. Ci parlerà, credo, soprattutto della presenza della Megillah di Esther, o anche della presenza della Megillah di Esther. Prego Mattia, grazie infinite. Buonasera a tutti, grazie Roberta per la gentile presentazione e grazie agli organizzatori per il graditissimo invito. Il mio intervento si focalizzerà appunto su un tema molto specifico che, a quanto mi risulta, resta ancora oggi un desideratum nella saggistica accademica internazionale dedicata a Theodor Lessing, e segnatamente al suo capolavoro già citato, Der Jüdische Selbsthass, l'odio di sé ebraico. Un'indagine critica che poi prenda debitamente in esame in maniera sistematica e puntuale i numerosi riferimenti, spesso altamente significativi, alla tradizione religiosa e lato senso culturale che potremmo genericamente indicare con l'espressione ebraismo rabbinico. Un'analisi da tale prospettiva, oltre che rappresentare naturalmente un arricchimento al campo di ricerca degli studi ebraico-tedeschi, sarebbe, secondo me, utile anche a comprendere e contestualizzare meglio il messaggio di fondo dell'opera, ovvero il carattere implicitamente utopistico e inevitabilmente fallimentare, ancorché di eccezionale fecondità culturale, del progetto di Deutsche Jüdische Symbiose, la simbiosi ebraico-tedesca, per utilizzare l'espressione adottata da Martin Buber nel titolo di un celebre saggio del 1939 che ne proclamava per l'appunto la fine. Una catastrofica disfatta di cui i casi presi in esame, espressione della deriva assimilazionista, da Paul Rehe, Otto Weininger a Maximilian Harden, figurano qui come altrettanti esempi emblematici. In particolare alcuni riferimenti sembrano funzionali a sostenere l'ipotesi argomentativa di Lessing, secondo cui l'odio ebraico di sé è stato un fenomeno peculiare del Westjudentum, giunto ad un grado tale di evoluzione del processo assimilatorio sulla scorta della scala mendelssohniana e soprattutto delle sue filiazioni ottocentesche, da interiorizzare concetti ed espressioni dell'antisemitismo di età positivista e utilizzarli nella rielaborazione, successivamente nella proiezione della propria autocoscienza identitaria ebraica. Ovviamente non è possibile fornire qui un elenco completo dei passi in questione per motivi di tempo. Mi sembra piuttosto utile e interessante individuare un paio di significativi casi di studio e illustrare gli esiti di questo tipo di indagine, livello di profondità intertestuale possa essere raggiunta da un'analisi condotta alla luce delle fonti rabbiniche.
Mi si consenta su questo punto un breve, ma credo necessario, chiarimento preliminare. Naturalmente, essendo la Torah Shebichtav, la Torah scritta, il fondamento e il presupposto della Torah Shebealpeh, la Torah orale, l'una complementare e inscindibile dall'altra, questo tipo di indagine dovrebbe includere anche le citazioni e i rimandi espliciti o impliciti al Tanakh. Ad esempio, nel secondo capitolo in cui Lessing tratta dello Judisches Schicksal im Westen, il destino degli ebrei in Occidente, specificatamente nel paragrafo dedicato a Karl Marx e al Klassenkampf, la lotta di classe, si rimarca giustamente l'ignoranza o la malafede di quegli storici che sulla base di un immarcescibile pregiudizio, topos secolare, come sappiamo, dell'antigiudaismo cristiano, di Juden als ein Volk von Wucherer Schildern, rappresentano gli ebrei come un popolo di usurai, senza sapere, o per l'appunto fingendo di non sapere, che tale pratica è in principio vietata. Sodo. Deuteronomio 23:20, e che l'attività feneratizia è stata richiesta proprio dalle autorità cristiane in età medievale per garantire prestiti. Il tema è peraltro sul piano ermeneutico e conseguentemente alachico estremamente complesso, distinzione tra ebrei e gentili, casi particolari come quello del Ger Toshav, dello straniero residente, istituzione rabbinica dell'eterisca, ovvero una forma di partenariato, eccetera. E lo stesso Lessing dal contesto non sembra particolarmente edotto al riguardo, ma ho voluto fare cenno a questo caso specifico solo per esemplificare come la critica specialistica, avendo familiarità tutt'al più con il testo scritturistico, non si sia preoccupata di evidenziare nessuno dei riferimenti ipotestuali impliciti ad una lunga tradizione esegetico-normativa che fa, qui come altrove, evidentemente da sfondo. Peraltro, oltre alla citazione palese di maestri della tradizione rabbinica, Lessing nomina ad esempio Rashi, Yehuda Levi, Rambam, Moshe ben Maimon, soprattutto laddove vi siano richiami alla liturgia sinagogale o alla normativa rabbinica, i riferimenti non sono stati spiegati e approfonditi in sede saggistica come sarebbe stato adeguato e doveroso. Anche in questa circostanza mi limito solo ad un singolo esempio. In un passo contenuto nel primo capitolo dedicato allo Judisches Schicksal im Osten, destino degli ebrei in Oriente, a proposito del conflitto tra arabi ed ebrei nella Palestina mandataria, Lessing riferisce di attacchi ai danni di Yeshivot e di un particolare caso in cui studenti disarmati guidati dal proprio Rav si erano nascosti in un vicino Beta Knesset, dove tuttavia erano stati scoperti dagli assalitori e uccisi uno ad uno mentre recitavano lo Shema. L'episodio è evidentemente comprensibile solo alla luce dei riferimenti testuali impliciti, in primis all'episodio della morte, al Kiddush Hashem, per la santificazione del nome, dei 10 martiri di epoca adrianea, meglio noti nella tradizione rabbinica come Aseret Haroge Malchut, la cui vicenda tragica, ma al contempo fonte di ispirazione, è riportata nel Midrash Eleeschera, costoro ricorderò, a sua volta basato su uno dei più antichi Midrashim giunti fino a noi, e Harabah, commento al libro delle Lamentazioni, nonché su fonti talmudiche. In particolare, per il nostro discorso, è rilevante un notissimo passo di Berachot, Benedizioni 61b, in cui viene narrata la morte del più celebre dei 10 maestri martirizzati dall'autorità romana, Rabbi Akiva. Arrestato per aver trasgredito all'ordine di studiare Torah, mentre veniva sadicamente torturato, la carne fatta a brandelli da pettini di ferro, recitava, essendo giunto il tempo stabilito, lo Shema, accettando così su di sé, come sottolinea la Gemara, l'Ol Malchut Shamaim, il giogo del regno dei cieli. Quando i discepoli gli chiesero ad Kan, persino qui ed ora, ovvero se anche in una simile situazione vi fosse l'obbligo della Kriyat Shema, la risposta di Rabbi Akiva fu che proprio in quella circostanza aveva l'occasione unica di mettere davvero in pratica
il secondo versetto dello Shema, o terzo, se si conta l'interpolazione di Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, di cui è spiegata tra l'altro l'origine in Pesachim 56a, ovvero Deuteronomio 6.5. Be'avta et Hashem Elokecha, be'kol levavcha, u'kol nafshecha, u'kol meodecha. E amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Segnalo incidentalmente che questo episodio è divenuto il modello per eccellenza di martirio ebraico, soprattutto per le comunità ashkenazite, a partire dai rimandi espliciti e ricorrenti presenti nelle tre cronache, il cosiddetto anonimo di Magonza, Eliezer Bar Natan e Solomon Bar Simpson, che narrano dei terribili attacchi da parte dei crociati nella primavera del 1096 alle Schumstätte, le comunità renane di Spira, Worms e Magonza. Ci sono poi casi più rari di citazioni esplicite dalla letteratura rabbinica, nello specifico raccolte midrashiche e Talmud babilonese. Prendiamo in esame molto brevemente solo due esempi. Nel primo capitolo, alludendo allo sforzo dei leader sionisti di guadagnare l'appoggio delle maggiori potenze e con esso il favore, ove non la manifesta approvazione, dello scacchiere politico internazionale, Lessing mostra di non nutrire alcuna fiducia in queste ultime, in particolare nella Übermächtigungssüchtigste Erdausnutzergewalt di Englisch-Amerikanische, la potenza sfruttatrice del globo, quella anglo-americana, bramosa di prevalere sulle altre, la quale scrive «Wird auch das Judentum opfern für das erstbeste Kolonial- und Expansionsunternehmen». Sacrificherà anche l'ebraismo qui, soprattutto nel senso del popolo ebraico e del suo destino storico, alla prima occasione per la migliore impresa di espansionismo coloniale. Per sottolineare dunque questa sua visione cinicamente realistica della politica delle potenze colonialiste, guidate dal mero interesse nazionale, disposte a modificare in ogni momento le alleanze in virtù di esso, Lessing utilizza una citazione che riporta addirittura in traslitterazione prima di tradurla in tedesco. Fällt der Topf auf den Stein, weh dem Topf. Fällt der Stein auf den Topf, weh dem Topf. Immer, immer, weh dem Topf. Se il vaso cade sulla pietra, guai al vaso. Se la pietra cade sul vaso, guai al vaso. Sempre, in qualunque circostanza, guai al vaso. Il senso appare evidente. Nei rapporti fra popoli vale la legge del più forte. Tuttavia, solo la lettura sinottica della fonte originale, ricollocata nel suo appropriato contesto, permette di comprendere il significato nascosto della frase e di conseguenza il senso della citazione. Che Lessing intenda rimandare il lettore ebreo al testo originale, peraltro alquanto evidente dalla traslitterazione aggiunta apparentemente pleonastica. Leggiamo dunque alcuni estratti dal brano originale che si trova in Ester Rabbah, commento midrashico al libro di Ester 7:10. Vaivakesh Aman leashmid et kol ha-yehudim. Aman cercò di distruggere tutti gli ebrei. Ci si riferisce qui ovviamente al progetto di sterminio del popolo ebraico che tentò di mettere in atto il malvagio Aman, discendente di Amalek, e che venne sventato da Mordecai ed Ester. Tra l'altro ricordo che la Megillat Esther ha uno statuto speciale all'interno del Tanakh, in quanto unico libro canonico in cui non viene mai esplicitamente utilizzato nessuno dei nomi di Dio, la cui azione si manifesta attraverso il cosiddetto Nes Nistar, il miracolo nascosto. Proseguiamo nella lettura. Rabbi Shimon ben Yosef ben Lakonia Amar, Rabbi Shimon ben Yosef ben Lakonia disse, Be'alma den nimshelu Israele lezurima. In questo mondo Israele è paragonato alle rocce. Shenemar, come detto, formula che nella letteratura rabbinica introduce una citazione biblica, Bamidbar kafkim el tet, numeri 23:9, siamo nella parasha di Balak, Kimerosh tzurim erenu, poiché dal principio li vedrò come picchi rocciosi. Così possiamo tradurre sulla base di Rashi, che a sua volta si basa su Bamidbar Rabbah 12 e Midrash Tanhuma 20.
Yeshayahu Nunale Falef, Isaia 51.1, Abitu el sur chutzavtem, osservate la roccia dalla quale siete stati cavati. Nimshelu, Kavanim, Sheneemar, Bereshit, Memtet, Kafdalet sono stati paragonati a pietre, come detto in Genesi 49.24, a Parashai Vayechi, Misham Roe Even Israel, da lì pastore rocca di Israele. Si noti tra l'altro che il Targum Onkelos interpreta qui molto significativamente Even, rocca, come contrazione di Avan Uvnim, padri e figli. Teilim Kufiud Het Kafbet, Salmi 118-22, Even Maasu Abonim, la pietra rigettata dai costruttori, ovvero, come interpreta ancora Rashi, il più umile dei popoli Israele. Veumot Olam Nimshelu Bahrasim, e le nazioni del mondo sono paragonate alla terracotta, Adau Dichtiv Yeshayahu Lamed Yudalet, così è scritto in Isaia 30-14, Ushvara Keshever Nevel Yotzrim, lo romperà come si rompe una brocca di vasai, da intendersi come vaso di terracotta, come si deduce ad esempio dall'impiego di questo passo scritturistico in Shabbat 82a, dove si discute della misura minima per l'appunto di un coccio di terracotta sufficiente per far incorrere chi porti da, chi lo porti da Reshut Yachid a Reshut Rabim e viceversa in una delle 39 melachot, ovvero Tza. Risulta a questo punto, spero in maniera chiara, l'elemento essenziale per il nostro discorso, che cioè Israele è associato su base esegetica sia alle rocce sia alle pietre, mentre le nazioni del mondo sono associate alla terracotta e dunque per estensione a utensili di quel materiale, segnatamente al vaso. Troviamo a questo punto la frase che riporta Lessing, e che abbiamo già tradotto, leggiamola ora in originale, Nafla kipa al kidra vai le kidra, Nafla kidra al kipa vai le kidra, Benkach benkach vai le kidra. Chiarisco che kipa, qui nell'accezione dell'aramaico kefa, può avere il significato sia di roccia sia di pietra. Per questo è stato necessario per Rabbi Shimon e di conseguenza per il Midrash riportare una doppia serie di citazioni scritturistiche. Il testo si conclude quindi con l'affermazione «Kach kol sheuba umisdaveg lahem», così accade a chiunque si opponga a loro, ovvero al popolo ebraico. In altri termini, esattamente come dimostra il caso di Amman, il popolo all'apparenza meno potente, Am Israel, si rivelerà da ultimo vittorioso. Concludo rapidamente, sono ancora due minuti proprio, con un cenno ad una seconda citazione palese che non è stata neppure rilevata per quanto mi risulti in sede critica. Lessing parafrasa qui un breve passo che, come anticipato, si trova in Eruvin, segnatamente al Daf Yud Gimel Amud. Credo che ci sia un problema, Olet, che dici? Sì, è evidente che se lo vediamo tutti, io pensavo per prima che fosse il mio... Lo so, io lo vedo, Claudia e Massimiliano che sono collegati, voi lo vedete? Non si muove, vero? No. Si è bloccato Esther, giusto? Si è bloccato, sì. Allora io forse direi, tutto sommato, se siamo d'accordo, Oleg, di andare avanti e poi questa conclusione ce la darà Mattia quando si ricollega. Comunque volevo notare che le osservazioni di Mattia sono di estrema importanza perché ci fanno capire che anche se veniva da una famiglia laica, aveva competenze testuali e soprattutto, scusatemi, forse lui. Sì? Dopo, c'ho una riunione. Sì, va bene, ciao. Scusatemi, non sono uscito.
e quindi delle competenze che evidentemente si è formato da solo autonomamente, che sono assolutamente importanti per capire la sua collocazione nei confronti dell'ebraismo. Ah, ecco, mi ha scritto Mattia, è saltata la luce. E conseguentemente è caduta la linea. Io direi andiamo avanti, poi quando riesce a ritornare sentiamo volentieri la sua ultima frase. Ci tenevo solo a dire che questo aspetto di conoscenza testuale non era mai venuto fuori da una prospettiva estremamente interessante su Theodor Lessing. A questo punto io darei volentieri la parola a Claudia, grazie Claudia di aver aderito e Claudia la conosciamo tutti, si è occupata di letteratura del fin de siècle, Musik, Schnitzler, Roth, ma soprattutto di letteratura e cultura ebraica tedesca tra 800 e 900. Ricordiamo La simmetria del cuore, ebraismo e germanesimo del 2006, tra sogno e realtà, ebrei tedeschi in Palestina, German Jews in Palestine, Between Dream and Reality, e non vedo Esilio Diaspora e Terra Promessa, che è un libro su cui, come dire, ho molto, da cui ho molto imparato, su cui ho molto studiato. Grazie Claudia, ti do volentieri la parola. Grazie a voi, grazie di questo invito, mi fa molto piacere parlare di quest'autore, che devo dire è un autore abbastanza negletto, tutto sommato, un autore che non abbastanza sfortunato, come sfortunata è stata la sua vita, direi. Fortunata dal punto di vista della produzione intellettuale, ma sfortunata sia in una nascita che ben lui descrive in Anima Lumi Libre, che è una bellissima autobiografia, una sorta di Stugungswahrheit, in cui però viene molto messo in luce, diciamo, la mancanza di un terreno sotto i piedi, di un nutrimento, di un grembo, di un nutrimento radicale, di radici, e da lì secondo me si apre una prospettiva, benissimo ha fatto Mattia con queste 12 citazioni, che come diceva Roberto giustamente fanno pensare che lui in qualche modo abbia recuperato qualcosa della tradizione ebraica, anche se penso, diciamo, che il suo imprinting sia soprattutto tedesco, la sua formazione è quella, è avvenuta, diciamo, all'ombra del Deutschtum, come ben racconta in questa autobiografia, che è veramente un pezzo della storia ebraico-tedesca che io ho trovato utilissimo, una fonte di grande, proprio grande ammirazione anche per la forza psicologica di quest'uomo. E poi dico sfortunato perché innamorato del Deutschtum, come moltissimi ebrei tedeschi, e forse anche il povero Lubinsky lo era, tutti quanti, Harden, a cominciare da Lessing, insomma, quando si leggono queste autobiografie si viene a contatto con questa tragedia e in qualche modo si capisce il sionismo in un certo senso. Perché è un po', come dire, restare all'interno di una cultura, quella tedesca, che ben presto genera categorie völkisch, razziste, razziali, e purtroppo se si resta all'interno di quel gioco, come sono poi rimasti tutti, in fondo anche Scholem, che è orgogliosissimo di poter dire a un tedesco: io posso dire io come lo può dire lei, orgoglioso, diciamo, di aver acquisito un'identità ebraica e soltanto ebraica. Ecco, qui viene da pensare che in definitiva bisogna uscire dalle regole del gioco, perché anche trattando il tema che io adesso brevemente, insomma, perché il tempo stringe, un tema molto delicato e complesso, tra l'altro, che quasi viene un certo pudore di parlarne,
Ecco, però si capisce che la necessità di rompere, di far saltare il gioco degli scacchi, di quello che arriva è la piazza pulita. Perché? Perché in realtà all'interno di quella cultura che tutti noi amiamo, che c'ha più o meno chi è formati, diciamo, e che è la nostra anche cultura del cuore, quella tedesca, ebraica tedesca, si finisce per essere prigionieri di questo. E allora si capisce come sia necessario saltare fuori, compaginare. E questo capita con un autore, ma capita con Heine, capita con tantissimi, insomma, autori della grande tradizione tedesca. Forse in qualche modo, e qui Massimiliano potrebbe dire, l'unico che si è saputo sottrarre a questo è stato Martin Buber. Perché in qualche modo è riuscito, come dire, a creare una sintesi così per certi aspetti letteraria e artificiale, nel buon senso del termine, che gli ha consentito in definitiva, quantomeno in Germania, intanto di restare lì fino all'ultimo. Poco fortuna ha avuto in Israele, lo si può, in Palestina e poi Israele, lo si può anche capire. Ma diciamo, ha dimostrato la capacità di superare quella sorta di palude, di pantano in cui bene o male tutti sono capitati, che è questa dell'odio ebraico di sé. Questo è il punto, vero? Secondo me il fulcro di queste personalità tragiche, come poi ci dirà Massimiliano trattando l'odio ebraico di sé, è proprio esattamente quello, e che inevitabilmente in Germania non può che venire fuori, tranne forse che in Buber, che in qualche modo, chi lo sa perché, una domanda che pongo a Massimiliano, secondo me riesce a, diciamo, a tirartene fuori. Comunque, diciamo, io ho trattato molto nel libro che giustamente, cioè che non giustamente, che Roberta Crudì incensato, che è il libro della mia vita, credo, e più degli altri, insomma, il libro da cui ho avuto grandi soddisfazioni anche personali mie. E qual è il punto? Il punto è questa divaricazione che si crea, adesso io parlo a non specialisti perché tutti gli altri sanno benissimo queste cose, questa divaricazione che si crea attraverso lo Judentum nel corso dell'Ottocento, no? Prima voi sapete che gli ebrei sono, prima dell'Illuminismo, una nazione a sé, e diciamo con l'Illuminismo, con le vite di emancipazione in Europa, eccetera, con la caduta dei ghetti, quantomeno in Occidente, che si crea questa frattura, che è una frattura culturale, religiosa e linguistica. E tutto questo porta, diciamo, tranne Heine che avverte questa problematica prima ancora che si formi, possiamo dire, diciamo che nel corso dell'Ottocento l'idea che l'ebraismo orientale sia un ebraismo arretrato, medievale, come dire, da portare, su cui svolgere un'attività di illuminismo e di Bildung. Questo, diciamo, è più o meno quello che la borghesia ebraica tedesca avverte nel corso dell'Ottocento rispetto all'ebraismo orientale. Diverso è poi l'incontro con questi brothers and strangers, come li chiama Hashem, opportunamente, e cioè quando l'ebraismo orientale comincia a entrare, the ghetto moves to Germany, il ghetto muove verso la Germania. Allora lì questo incontro diventa un incontro che mette in crisi anche l'identità ebraico-tedesca dall'esterno e dall'interno, e ripropone, diciamo, il problema dell'identità in un momento in cui la crisi dell'assimilazione
vedi la nascita del sionismo politico, la crisi di fine secolo e i nazionalismi mettono in crisi il paradigma emancipativo e dell'assimilazione, no? Ora, quando questi ebrei orientali arrivano in Germania e in Austria in massa, ripeto, le posizioni sono le più diverse, no? Tra commiserazione, partecipazione, paura del risveglio dell'antisemitismo, vedi anche probabilmente la polemica con Lublinski, che era uno appena arrivato, no? Dalla Polonia. La polemica dello stesso Lessing si inserisce in questo quadro tragico, tragico. E io mi sono occupata però sulla scorta di questo sfondo, che è molto complesso, dei viaggi opposti, cioè degli ebrei tedeschi che vanno a est, segnatamente in quello che la cosiddetta Terra Santa, cioè la definisce la Polonia, la Galizia e queste terre di confine incontrate prima da Lessing 6, ma anche durante la guerra dagli altri sul fronte orientale. Insomma, è un incontro molto particolare perché porta alla luce le dinamiche e le contraddizioni dell'assimilazione dell'identità ebraica tedesca. Vengo brevemente al viaggio di Lessing, che insomma, innanzitutto è un viaggio che compie nei sei, come lui dice, perché voglio conoscere gli ebrei orientali, voglio fare questo viaggio, c'è quasi una sorta di un viaggio antropologico, come uno potrebbe andare al polo sud o al polo nord, un po' quello, no? Cioè conoscere qualcosa di veramente altro da sé. Che poi fosse vero questo non lo so, perché in qualche modo l'esperienza dell'ebraismo orientale doveva averla vista anche in Germania. In ogni caso è un viaggio di ricognizione ed è un viaggio che viene, e qui è abbastanza significativo, viene pubblicato dalla Allgemeine Jüdische Zeitung, cioè dall'organo ufficiale dell'ebraismo tedesco, no? Quindi questo fa pensare in qualche modo che c'è un sigillo, diciamo, questa lettura che lui fa, che è drammatica e sconvolgente, però è quello che corrisponde al sentimento della maggioranza degli ebrei tedeschi del Zentralverein, quindi non è, come dire, qualcosa di isolato in questo raro caso lei, infatti viene pubblicato lì. In sostanza, che cosa questo viaggio, che cosa dice? Dice molte cose, soprattutto mette in luce vari diversi aspetti contraddittori, giustamente, dell'ebraismo orientale, ossia la miseria morale e materiale e, diciamo, una grandezza intellettuale però destinata a sfociare nel nulla. Come aveva fatto Heine, non dico un secolo prima, ma quasi, insomma, 80 anni prima, che cosa mette in luce? Le condizioni di vita miserabili, queste intoppaie, grotte, caverne, stipati l'uno sull'altro, i giovani, i bimbi e i giovani intenti a studiare in questi center dove non si impara, si studiano argomenti che non hanno nulla a che vedere con la realtà. E però l'ebreo orientale è teso a difendere se stesso, a ripararsi dai colpi, e quindi calcola, soppesa, è razionale, no? come verrà detto, l'ebreo ha sempre una lampada nella camera da letto, no? Questa idea di questa eccessiva razionalità, no? Che è calcolo, paura, diffidenza, no?
tutte le cose che Lessing descrive, descrive padri che sono studiosi e che si rifanno alla tradizione, ma che però vendono le figlie, le prostituiscono, cioè veramente un quadro desolante di questo ebraismo orientale. Al dunque, poi Lessing come difenderà, tra virgolette, come giustificherà uno scritto che finisce anche per alimentare l'antisemitismo, ovviamente, no? E i pregiudizi nei confronti degli ebrei, l'odio antisemita, di questo Lessing è perfettamente consapevole, e dirà: io ho rappresentato queste le cicatrici che altri hanno inflitto al corpo dell'ebreo. Io ho mostrato la condizione di un popolo nobile costretto a vivere nell'esilio e in una condizione di subordinazione e di paura. Quindi dovrebbero vergognarsi coloro che dicono, perché sono loro che hanno provocato queste ferite della galut, dell'esilio, sono stati nessuna colpa e responsabilità, anzi, lui dice, nessun popolo si sarebbe mantenuto con una temperie morale e spirituale come gli stessi ebrei orientali. E quindi, in qualche modo, lui cerca di ribaltare e di dire: tutto questo è un prodotto dell'antisemitismo, cioè il prodotto della galuta, il prodotto dell'esilio, è il prodotto dell'esclusione. Quindi quando voi dite, e io stesso dico, questa è la situazione, è perché è stata inflitta questa miseria morale e materiale. Ecco, io vorrei concludere qui per avere anche da Massimiliano, da Roberta e da Mattia e dai presenti, che sono numerosi, le loro idee, spunti e riflessioni. Grazie. Grazie Claudia, grazie tante. Dunque è ritornato Mattia, grazie Claudia. E a questo punto io forse gli farei dire la frase finale. Quella che, come dire, che... Volete, mi scuso ancora, è saltata la luce, il bello della diretta, è saltata la luce e quindi è caduta la connessione. Da napoletana direi che stavi per dire una cosa che era meglio che non dicevi, ma invece cancello questa parte antropologica e ti chiedo invece di finire la... Cosa? Che stavo per dire? Sì. No, il riferimento era... dicevo, mi sentite? Sì, sì, bene. Ah, ecco perché è bloccata la tua immagine. Stavo facendo riferimento a una seconda citazione che appunto non mi risulta sia stata mai rilevata in sede critica, in cui Lessing parafrasa un breve passo che si trova in Eruvin 13b, rivelando peraltro al lettore che la fonte è talmudica, scrive im Talmud finden wir berichtet, nel Talmud troviamo riportato. E siamo nella parte conclusiva dell'opera, diciamo proprio nel capitolo finale, la collocazione mi sembra estremamente significativa, ricollegandosi all'incipit e ponendo così idealmente insomma, l'opera, il capolavoro lessingiano, ricco peraltro, come sappiamo, di innumerevoli riferimenti storici, filosofici e letterari, sotto il segno della tradizione rabbinica. E Lessing riferisce che i più saggi maestri disputarono per 3 anni e mezzo intorno ad una questione. E qui c'è una curiosa, tra l'altro, variante testuale. Nelle edizioni odierne si trova 2 anni e mezzo, mentre effettivamente ho trovato 3 anni e mezzo nella pubblicistica ebraica di lingua tedesca, ad esempio in un articolo pubblicato sul numero
del 24 agosto 1877 del settimanale di Neue Zeit, diretto da Leopold Kompert, credo oggi noto più che altro come compilatore delle ghetto novelle. Ad ogni modo, la questione, tanto a lungo dibattuta fra Beth Shammai e Beth Hillel, era la seguente, così è riportata in una baraità anonima introdotta dalla generica formula Tanu Rabbanan, hanno insegnato i nostri maestri. Se sia preferibile per l'uomo essere creato o meno. E da ultimo si giunse alla conclusione che sarebbe stato meglio se non fosse mai stato creato. Ciò detto, evidentemente invece l'uomo è stato creato e quindi ciò che deve fare è ora esaminare attentamente le proprie azioni, ha scritto Yemashmesh Bemasav, allo scopo di comportarsi secondo la volontà di Dio. Lessing prende spunto significativamente da questo brano, attualizzandolo, e vi trova l'appoggio per attaccare la riduzione della storia ebraica a storia di sofferenza, quella concezione di storia lacrimosa contro cui d'altra prospettiva si scaglierà anche Salo Baron, e per invitare i suoi lettori a prendere l'unica decisione possibile, den Entschluss, das zu sein, was wir ohnehin eben sind, la decisione di essere ciò che siamo in ogni caso. Grazie. Grazie, grazie infinite, grazie di aver completato questa serie interessantissima di riferimenti. E a questo punto io darei la parola a Massimiliano De Villa, che insegna letteratura, come sapete, insegna letteratura tedesca presso l'Università di Trento. I suoi campi di studio sono una pagina e mezzo, un elenco infinito di autori. Qui lui dice, tra 700 e 900, Buber, di cui si è molto occupato, anche un'edizione critica, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Paul Celan, Franz Werfel, Else Lasker Schüler, Grete Weil, Thomas Mann, Lou Andrea Salomé, Hoffmann, Franz Kafka, Stefan Heim e Alfred Döblin, e da oggi anche Theodor Lessing. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io sono molto contento di essere qui e sono io a ringraziare te come sempre, Roberta, e anche l'Associazione di Studi Ebraico-Tedeschi, insieme naturalmente anche a Betty Lella, Oleg Minzer, Nunzia Bonifatti, per l'invito a partecipare a questa serata in cui ricordiamo Theodor Lessing e riflettiamo su Theodor Lessing. Io vorrei prendere la questione da un angolo visuale un po' prismatico, diciamo così, cioè che inquadri Lessing in qualche modo di riflesso, ossia attraverso una delle immagini in cui Lessing, con distanza e anche con un po' di spavento, diciamo, si è sempre e continuamente riflesso, sia l'ombra lunga di Otto Weininger. Allora io partirei ricordando un punto, ma tanti se ne potrebbero ricordare, all'interno dell'arco biografico di Lessing. Allora, mentre insegna alla Technische Hochschule di Hannover, Lessing, come abbiamo sentito prima da Roberta, è figlio dell'alta borghesia ebraica assimilata, di medici, di banchieri, così, comincia a ravvisare una certa identità tra gli antisemiti tedeschi e alcuni ebrei. E capisce che molti ebrei, soprattutto quelli, diciamo così, foderati di Bildung, ossia di educazione estetica, etica, condotta sui testi di Goethe, di Schiller, quelli intrisi di Verbürgerlichung, cioè intrisi di imborghesimento, di spirito borghese, quelli che avevano cercato e avevano trovato, almeno così pareva loro, l'integrazione nei tessuti socio-economici delle società austro-tedesche, quelli che ci tenevano a distinguersi come Krawattenjuden, come ebrei incravattati, oppure come direbbe Roth, come ebrei in cilindro e finanziera, cioè che ci tenevano a distinguersi dai Kaftanjuden, dagli ebrei in caffettano. Ecco, proprio quegli ebrei, questi ebrei potevano arrivare a detestare se stessi e il proprio ebraismo con particolare intensità, e aggiungere anche a introiettare e a proiettare contro se stessi il pregiudizio antisemita di cui erano vittime. Dunque, a una certa altezza,
cronologica, Lessing comincia a interessarsi a questo atteggiamento che nota, guardando il fenomeno più da vicino, che nota manifestarsi anche in numerose opere dell'ingegno e anche in personaggi sulle prime insospettabili. E quel che forse è più importante, lui capisce con uno sguardo retrospettivo su di sé, alla sua storia, che di questo sentimento lui non è, da questo sentimento non è del tutto immune, cioè lo ritrova un pochino dentro di sé. Quindi a 34 anni Lessing percepisce anche dentro di sé, a tratti, una certa sofferenza nei confronti del proprio essere ebreo e capisce che è proprio questa tensione fondamentale ad averlo spinto a polemiche aspre, polemiche in fondo anche inutili, come quella di cui prima Roberta ha ricordato i tratti, con il critico letterario Samuel Lublinski, che in fondo era diventato anche già un'eminenza grigia all'interno della critica letteraria, una sorta di Reich Ranitzky ante litteram, no? Suscitando poi uno scandalo, un putiferio proprio nell'establishment letterario weimariano, con tante firme a firmare una petizione, Zweig e molti altri, a favore di Lublinski. E cioè che in questa polemica molto aspra che era stata pubblicata sulla Schaubühne di Jacobson, Lessing definiva, con toni anche un po' d'austeria, diciamo così, con toni un po' da basso ventre, definiva Lublinski come ein fettiges Synagoglein, cioè come un uomo di sinagoga, grasso, e faceva riferimento anche a un aspetto un po' poco aggraziato, un uomo che mangiava volentieri, insomma, che insomma, con un aspetto non proprio impeccabile. E già nel 1907, quindi 3 anni prima di questo intervento su rivista, sentendo la propria voce Lessing registrata su un fonografo, sul giornale per il quale scriveva, si era espresso dicendo: io sono colpito dal carattere nasale tipicamente ebraico del mio timbro di voce. Quindi a un certo punto, appunto a 34 anni, Lessing fa chiarezza su ciò che interiormente lo ha mosso o lo ha determinato in qualche punto del suo passato, cioè su quello che gli ha prodotto dentro un rancore o che lo ha portato a lateralizzare magari un rancore su altro, su altri. E questa agnizione, diciamo così, accade in concomitanza con la stesura, con la pubblicazione nel 1930 di Da Judice Selbsthass, dell'odio di sé ebraico, che è forse la sua opera più originale o una delle opere più originali, dove Lessing da questo punto di vista fa pace con se stesso e getta luce anche sulle proprie contraddizioni, sui propri grovigli interiori. E questo per Lessing è quasi un atto, diciamo così, terapeutico, cioè significa per Lessing riconoscere l'origine di alcuni suoi comportamenti e distanziare da sé questa origine endogena per la via dell'analisi, ecco. E in queste che lui chiama sechs Lebensgeschichten, queste 6 storie di vita, questa rassegna di brevi biografie, in questo repertorio dell'autofobia, diciamo così, dell'odio di sé ebraico, forse la tessera, il caso più eclatante, la tessera più vistosa, quella che è diventata un paradigma e che Lessing inventaria accuratamente, è quella dedicata a Otto Weininger. Io volevo mostrarvi una foto di Otto Weininger che ho trovato. Sono poche pagine dedicate a lui, sono una 15 di pagine, non di più. Ho solo presentazione. Volevo fare la presentazione. Sì, beh, si può fare anche così. La vedete voi? Ecco, sì. Dicevo, questo è Otto Weininger, che è un giovane filosofo austriaco che nel 1903 si suicida con un colpo di pistola a 23 anni al civico 15 nella Schwarzspaniergasse a Vienna, cioè nella stessa casa dove era morto Beethoven. E si suicida appena dopo aver pubblicato Geschlecht und Charakter, sesso e carattere. Questa è
la casa dove si suicida lui, dopo aver preso congedo dal padre, e questa è la prima edizione del 1903 di Sesso e Carattere. Ecco, questo Sesso e Carattere è un libro di, diciamo così, di autodenuncia inflessibile, un libro quasi autodistruttivo, fondato proprio da parte di Weininger sull'interiorizzazione degli stereotipi culturali antisemiti. Allora, in Weininger, Lessing avverte insieme, diciamo così, fascinazione, attrazione, ma anche l'avvertimento di un pericolo, l'avvertimento di un'insidia. Si vede, come dicevo prima, si vede un pochino riflesso e anche un pochino si spaventa. Allora, questo Weininger chi era? Weininger è, in due parole, una meteora fugace, però forse è l'esempio più nitido, l'esempio più paradossale di quel gioco psicologico che è l'odio di sé ebraico. Figlio di un gioielliere di talento che proveniva da una famiglia con radici in Moravia, in Boemia, in Ungheria, ossia da quell'ebraismo dell'est europeo che spesso gli ebrei austro-tedeschi volevano esorcizzare, già nel 1901 Otto Weininger lascia la casa paterna, si converte al protestantesimo e è da subito oppresso da condizionamenti familiari, oppresso dal desiderio di non deludere il padre, e quindi cerca di risolvere le proprie contraddizioni interiori e la propria stessa misoginia cercando nel mondo dell'astrazione filosofica in cui comincia a orientarsi e in cui conduce i suoi studi, cercando certezze o cercando in qualche modo soluzioni metafisiche originali. E la sua visione del mondo è un disperato tentativo, direi, di superare il problema ebraico da un punto di vista filosofico. Dopo la morte violenta di Weininger, la fama del libro si propaga a cerchi concentrici in ogni ambiente, con tantissime traduzioni, tantissime riedizioni in tantissime lingue. Molti intellettuali, anche ebraico-tedeschi, adesso tra poco faccio alcuni nomi, sono attratti da questo libro. Le tesi che questo libro contiene sono tesi ispide, sono tesi urticanti, sono tesi respingenti, sono a volte anche disturbanti, però la sua visione del mondo, ripeto, è un tentativo di un tentativo estremo, un tentativo radicale di tematizzare il suo problema ebraico da un punto di vista filosofico. Allora, per Weininger, e in questo senso è diverso dagli altri casi inventariati da Lessing, come per esempio il caso di Arthur Trebitsch, per Weininger l'ebraismo non è questione di chimica delle razze, non è questione di incroci, non è questione di mescolanze. Lui prende espressamente le distanze, per esempio, dalle tesi che Houston Stuart Chamberlain aveva pubblicato 4 anni prima della pubblicazione di Sesso e Carattere. Cioè, l'ebraismo per Weininger è una qualità psichica, ossia è un'attitudine mentale, non va inteso come un carattere razziale in senso stretto, ma come un atteggiamento mentale, diciamo così, che può essere riscontrato anche in uomini, donne appartenenti a gruppi etnici diversi, a qualsiasi confessione religiosa. E quindi Weininger in questo libro è cosciente del proprio odio di sé, ne parla, lo chiama col suo nome, in questo senso è autoaffermativo, e dell'ebraismo elenca tutte le componenti psicologiche che lui giudica negative. L'intuizione più moderna di Weininger, che poi è quella che colpisce Lessing, è riassumibile in un concetto che ossessiona, direi, tanto Weininger quanto Lessing. Ossia, il concetto è: non si odia mai una cosa con cui non si ha somiglianza. Ossia, solo così, solo in questo modo, sostiene Weininger e poi di riflesso anche Lessing, solo così si spiega questa singolarità, altrimenti incomprensibile, che alcuni tra gli antisemiti più virulenti si trovino proprio tra gli ebrei. Quindi, in altre parole, dice Weininger e ripete Lessing, l'odio, così come l'amore del resto, è un fenomeno di proiezione, cioè l'uomo odia solo colui che gli ricorda sgradevolmente se stesso.
E nella patografia, direi così, negativa che Weininger dà dell'ebraismo, lui additta tutta una serie di imperfezioni sociali, morali, di cui l'ebreo sarebbe imputabile, intendendo però l'ebraismo come in una dimensione metafisica. Lui parla proprio di idea platonica. E per Weininger l'ebraismo è una sorta di sentina di tutti i mali della modernità, cioè è simbolo del nichilismo, simbolo del nichilismo della cultura moderna, è l'antonomasia della modernità. E qui, su questo punto, si realizza quello che è il circuito, forse il cortocircuito, scusate, l'equivalenza più spericolata di tutte dentro questo libro a cui Roberta accennava prima, no? Nel disegno di Weininger, il nichilismo giudaico e la sessualità femminile sono vicini, cioè l'ebreo e la donna sono legati, e perché sono entrambi espressione di una, direi così, mancanza di individualità per Weininger, cioè sono passivi, sono adattabili, e sono adattabili non per necessità di adattarsi a un ambiente ostile, ma proprio per questa irrefrenabile, irresistibile disposizione interiore all'adattamento. Quindi c'è un travaso reciproco di ebraismo e condizione muliebre di femminilità che è completo, che è integrale nell'opera di Lessing. E parafraso di Weininger, scusate. E parafraso sempre Weininger: gli ebrei, come le donne, non sono nulla, ma proprio per questo possono diventare tutto. Gli ebrei, come le donne, sono privi, sprovvisti di un ego robusto, di un ego morale robusto, sono proseneti, sono materialisti, sono indifferenti a ogni legge etica, e l'unico antidoto alla sessualità femminile e al nichilismo ebraico, da un lato, per Weininger, è lo sviluppo di un io etico. Weininger è un kantiano di formazione. E per Weininger questa eticità corrisponde alla genialità, mentre lui, nell'epoca tra 800 e 900 che brevemente vive, questa epoca per Weininger merita un giudizio negativo, proprio perché la donna e l'ebreo sono i dominatori di questo tempo, e in loro si riconosce lo sfaldamento progressivo dei valori, cioè quel Wert Zerfall di cui in altro contesto avrebbe parlato anni dopo, una ventina d'anni dopo. Quindi tutto si risolve in quella che Weininger chiama eine ganz moderne coitus cultura, cioè una modernissima cultura del coito, dove materialismo e scientismo dominano un mondo arido e dove non c'è spazio per la genialità, dove tutto è ridotto a pura tecnica. Quindi mi avvio a concludere. Il problema per Weininger è uno solo, e ha una radice in fondo personale, no? Liberare l'ebreo dal proprio ebraismo. Quindi è chiaro che Weininger è un manicheo esasperato, senza se, senza ma, è monocolore, è granitico, e riassume in questo libro, riassume tutta la propria solitudine, riassume le proprie frustrazioni, riassume la propria misoginia, però presenta anche bene la sensibilità culturale di una città e di un ambiente, che è l'ambiente viennese, con le sue convinzioni, con i suoi fantasmi, con le sue paure. E nella visione filosofica di Weininger è possibile rintracciare, accanto a questo conclamato, diciamo, antisemitismo e antifemminismo, ci sono anche forme di anglofobia, di anticomunismo, di antiliberalismo, e si associano a un culto della virilità, dell'esaltazione romantica, a una evidente rimasticatura di un nicianesimo anche un po' d'accatto, come sempre succedeva, come succedeva spesso dopo la morte di Nietzsche, e quindi una rimasticatura di vitalismo, di Lebens filosofie, e insomma, questi sono i riferimenti, diciamo, la bussola filosofica di Weininger. Sesso e carattere è sicuramente un testo confuso, oscuro, a volte sembra anche persino un catechismo di antisemitismo, altre volte sembra più una metafisica, diciamo così, abborracciata, dove tutto sembra tenersi e tutto sembra, dove si trova una coerenza, però una coerenza molto legnosa anche a volte delle argomentazioni, e dove queste aspirazioni metafisiche convivono con delle
con delle ingenuità, diciamo così, anche giovanili. Ma quello che Weininger sogna in fondo è proprio di affrancarsi da un'identità sofferta e da un'identità che gli provoca angoscia. È chiaro però che quest'opera qui, dove appunto la donna divide con l'ebreo il ruolo di assoluto negativo, va inserita in un sistema di cultura critique, di cultura pessimismo, di pessimismo culturale, di cui l'ambiente viennese tra 800 e 900 sulla scia di Nietzsche era intriso. Ed è un'opera, quella di Weininger, che dicevo appunto prima, che avrà larga influenza non sul discorso antisemita, ma sull'aureo coté culturale viennese, ebraico-viennese, ebraico-mitteleuropeo, perché molti lo leggeranno e ne saranno influenzati con distanza critica, con rielaborazione, con fertilizzazione del pensiero, per esempio Krauss, Proch, Mach, Simmel, Musil, Wittgenstein, Schönberg, Trakl e poi fuori dalla Germania in seguito Svevo, Saba. Oswald Spengler dice, forse padre del cultura pessimismus, dice che considera Weininger un grande mistico, un mistico ebreo, il terzo dopo Spinoza e il Baal Shem Tov. Ecco, chiudo davvero, tornando a Lessing, in modo da far arrotondare in qualche modo il discorso, per Lessing dello Jüdische Selbsthass, che questo Lessing che fa un po' i conti anche con i propri moventi interiori, per Lessing l'intuizione più moderna di Weininger consiste nell'aver messo in luce il rapporto proiettivo che lega l'ebreo e l'antisemita. E attraverso questa rassegna lucida di biografie, e Weininger è, ripeto, forse il medaglione più eclatante, Lessing riesce a mettere a fuoco, riesce a staccare da sé quelle tracce di autofobia di cui lui stesso si era reso conto, quindi si salva in qualche modo per la via dell'analisi, si salva dall'antisemitismo autoindotto, autodiretto, non dall'antisemitismo in sé come fenomeno storico, perché come prima ci spiegava Roberta, è forse la prima vittima politica del dodicennio bruno e dell'etnonazionalismo dei sudeti. Però in Weininger lui vede quasi un fratello in spirito, solo molto giovane e molto sopraffatto, cioè un giovane che non si è concesso di vivere abbastanza per sbrogliare le proprie contraddizioni e che ha cercato per la via del logos, dell'eticità, dell'ethos kantiano, dell'intelletto, dello spirito. Lessing parla della fortezza del logos. Nella fortezza del logos lui ha cercato di esorcizzare, di annullare la propria identità, non capendo che da questo Naturgrund di cui parla Lessing, da questo fondamento naturale, dal richiamo della vita, non ci si può liberare. Ed è proprio con questo Naturgrund, con questo fondamento naturale, che occorre venire a patti, cioè che occorre conciliarsi. Chiuderei con tre righe, sempre di Lessing, su Weininger, dove forse di Weininger viene data la definizione più densa, più nitida da parte di Lessing, con un lessico che a volte sembrerebbe un pochino anche essenzialista, oppure debitore di parole a quell'ambito culturale, filosofico, ma che credo voglia in realtà mettere in luce solo il carattere tragico, diciamo così, di questo atteggiamento di autocondanna e di autonegazione di Weininger. Allora, do una traduzione di servizio perché io non ho con me, purtroppo, mi scuso, le edizioni italiane della Jüdische Selbsthass. Quindi ho tradotto io. Perché stupirsi per il fatto che Otto Weininger si sia rinchiuso pieno di angoscia nel castello del Logos e nella stanza più alta della torre del castello, cioè l'Ethos? Lì sedeva, prigioniero volontario, e impiegava l'enorme forza del suo pensiero solo per dimostrare a se stesso che la vita in questa torre d'avorio fosse quella vera, l'autentica, l'unica degna. Otto Weininger, che Lessing chiama un Edipo ebraico e una natura eraclitea. Otto Weininger era una natura eraclitea che aspirava alla forma, che aspirava al controllo. Già questo aspetto proteiforme
del suo essere ancora incompiuto, offrì un buon fondamento per una tragedia dell'odio di sé. Ma un altro elemento doveva aggiungersi a questo, qualcosa di insolubilmente problematico, la nascita come ebreo, ovvero sia come ebreo distaccatosi dall'ebraismo. Nessun uomo si è mai liberato dalla costrizione del proprio sangue. Nessun imperativo categorico ha mai sovrastato la voce del sangue. Tutto ciò che era vita in Weininger, e in lui ardeva una vita bollente, lui lo chiamava l'elemento ebraico. E dato che in nessun altro aspetto l'uomo è ugualmente e invincibilmente legato al destino e all'eternità, come nell'aspetto del sesso, e dal momento che la sua anima, sempre agitata, era un'anima maschile, e che quindi non poteva fare a meno della donna come completamento e come polo opposto, allora chiamò tutto ciò che lo attirava e lo atterriva il femminile. Donna ed ebreo erano quindi per lui due diversi nomi per quel fondamento di natura, Naturgrund, che temeva ed evitava. Ho finito, vi ringrazio. Grazie Massimiliano. Grazie davvero. Forse aggiungerei però una piccolissima cosa, molto brevemente. Cioè, il modo in cui parla di Weininger, nel senso che in questi sei medaglioni lui usa il tono graffiante del giornalista, quindi polemico, mette in evidenza le contraddizioni. Qui c'è come se fosse possibile una patografia sentimentale. Cioè, nel senso che lui ha un linguaggio elegiaco, un linguaggio sentimentale, un linguaggio affettuoso, cioè un linguaggio di chi, come dire, lo considera il fratello minore che in qualche modo ha sbagliato. E vorrei anche citare il fatto che alla fine lui conclude questa sua analisi, che ripeto, un'analisi triste, non è un'analisi graffiante, è dolorosa, perché come dire, non soltanto per il mondo ebraico, ma anche per la perdita di questa persona, citando il Forione di Goethe. Gli ultimi versi sono quelli per cui come dire, doveva cantare. È un poeta che è diventato filosofo, e io in questo saggio lo faccio ridiventare poeta. Allora lui è un poeta della sua vita e non è un odiatore di ebrei, e questa interpretazione è estremamente politica, nel senso che lui toglie lo spazio dell'antiebraismo perché ne fa un fanciullo cantante che però non ha creato poesia, e contemporaneamente non si mette né tra i denigratori né tra gli entusiasti, e nemmeno tra i patografi, i semplici patografi del fatto che era pazzo come un cavallo, ma questo è un altro discorso, e invece, come dire, guarda con dolore ad una malattia che è la malattia del poeta. E da questo punto di vista io mi permetterei anche di fare un piccolo raccordo con il suo problema con Klages, che è quello da cui poi probabilmente parte tutto questo, perché anche lì, anche se Klages era ben più antisemita, era ben più, come dire, profondamente poi anti-Lessing, cioè ha delle espressioni, dei movimenti molto, 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 molto pesanti, c'è questa sorta di nostalgia per l'amicizia perduta, per quello che poteva essere una sorta di perdita. Ecco, in qualche modo le cose che lui dice su Klages, anche nella sua autobiografia, che Claudia molto bene prima citava, c'è tutta una parte su Klages, perché, no? Alla fine dell'autobiografia, e sono le stesse cose, cioè c'è una dimensione sentimentale in cui c'è poco da teorizzare, e come dire, però dimostra, come dire, afferma il problema e nega tutto sommato la critica. E questo è molto bello e molto raro in Lessing. Vero. E anche un certo senso di creaturalità che lui mette in evidenza in Weininger, cioè il fatto, il trasporto quasi panico di fusione con la natura, il fatto che lui non avrebbe fatto letteralmente male a una mosca, che aveva questo rispetto reverente nei confronti degli animali, per esempio, da bambino. E quindi sì, c'è un tratteggio assolutamente sì, dolente e empatico. Dolente, ma ripeto, che però lo spiazza. Cioè, quello che tu dici non ha più importanza, non perché sei pazzo, ma perché sei un poeta che non ha fatto il poeta. È geniale.
Cioè, quindi secondo me l'ha rimesso in riga in modo eccezionale, meraviglioso e diverso da tutti gli altri. Quindi, insomma, se guardi lo stile è veramente particolare. Dunque, mi sembra, ringrazio ovviamente queste belle relazioni, questi ottimi relatori, mi sembra che abbiamo messo un sacco di carne al fuoco di Lessing. A questo punto, chi non lo conosceva prima lo conosce ancora meno, ma sicuramente sa che è un personaggio di enorme spessore, che affronta temi delicatissimi e importantissimi, che in qualche modo sceglie poi, sulla base di questo pessimismo culturale, il sionismo come unico approdo, e quindi che si proietta verso un mondo in cui non ci siano più né Klages né Weininger, ma si possa ricominciare un discorso da capo, perché il discorso del suo sionismo è il discorso di un linguaggio che ricomincia in qualche modo potenzialmente su, come dire, su forme semantiche e comunicative, non radicalmente, ma abbastanza nuove. Se ci sono domande, ma credo che sia ora di cena, per cui penso che le domande non ci siano, ma se ci fossero domande, sicuramente... C'è una domanda di Esther Saletta. Ciao Esther. Per Massimiliano, nel contesto dell'odio del sé, come legge Lessing la dimensione omosessuale di Weininger? Grazie. Se Esther... non ho letto male, non la tocca mai, la questione omoerotica non è proprio, a parte che è un stritten di suo rispetto a Weininger, però è controversa, però Lessing in queste 15-18 pagine che ci sono dedicate a Weininger non ne parla minimamente, io non ho trovato accenni, forse che non fossero magari sotto la pelle del testo e non me ne sia accorto, però non ho visto. Confermerei quello che dice Massimiliano, perché invece io, pettegolissima, sono andata proprio a guardare questo e quindi sono andata proprio a cercare se c'erano delle dimensioni, ma non c'è nessun riferimento, secondo me, cioè proprio non c'è neanche sotto sotto. Aspettiamo altre domande. Comunque voglio dire, sì, anch'io ero uno di quelli che non hanno sentito parlare di Lessing, se non quello che ha fatto parte della storia del teatro, che poi ho scoperto che non è la stessa persona, poi che dopo aver letto quel libro di cui ho parlato all'inizio, mi sembra che là ci sia anche apprezzamento particolare per qualche poesia di Lessing, che forse un ragazzo come quell'ebreo polacco di una scuola ebraica, di lingua ebraica, piaceva molto, essendo nella parte della Galizia, dunque di anche di lingua tedesca, perché a Cracovia per più di un secolo si parlava tedesco, era sulle stesse onde, perché ero colpito era lui praticamente l'unico libro che ha preso con sé durante le fughe, eccetera, eccetera. Questa piccola parentesi, ma volevo dire che se non ho sentito parlare di Lessing, ho sentito parlare del lavoro e dell'odio di sé ebraico, questo sicuro. E dunque, quando si dice che un autore è famoso per qualche motivo, però nessuno l'ha letto, ma dice di conoscerlo, qua posso dire... Ecco, quello è la vera fama. Posso dire che dell'espressione odio di sé ebraico sappiamo tutti, e nessuno, quasi, a parte pochi, sanno di Lessing. In Italia c'è questa bella edizione curata da Pirro, sì. Da Maurizio Pirro, che è... non c'è la data, però è già di qualche anno fa, direi. Non è scritto, ma... Tu lo sai, Massimiliano, di quando è? Del 2000? Sì, dei primi anni 2000, credo, 2001, 2001 se non sbaglio. Comunque sì, insomma, l'inizio dei 2000, ed è sicuramente un libro. Tra l'altro è bello perché ci sono tutti questi medaglioni di questi pazzarelloni, anche importanti, ed è molto affascinante perché poi appunto c'è una grande varietà di esempi.
Comunque, dobbiamo concludere. C'è Elisabetta che dice grazie per questi interessantissimi interventi. A suo tempo lei è stato l'autore che ha aiutato me, ebrea polacca assimilata, al punto di essere completamente lontana dall'ebraismo, ad avvicinarmi alle mie radici. Ecco, si sta confermando la presenza di Lessing tra le persone colte come Elisabetta in Polonia. A un certo punto mi è venuto in mente quella frase di cui avete parlato, no? Che uno odia se stesso fino a diventare antisemita, eccetera. E io mi domando, un certo satirico italiano che poco tempo fa ha ritrovato una bella forma di parlare di il presidente ucraino disegnandolo in certa maniera, quanto odia se stesso quel disegnatore. Ebreo. Ecco, nemmeno però posso dire che la fisicità mediterranea, per esempio, nel mio paese nativo, la Polonia, viene considerata ebraica. Comunque, dunque, vediamo. Purtroppo devo andare via, abbandonare la riunione. Ringrazio molto Claudia, Roberto, Marella, ciao, Mattia, grazie per i loro interventi così interessanti. Buona serata a tutti, Lorella. Grazie a tutti i partecipanti, a Massimiliano De Villa, a Claudia Sognino, Mattia di Taranto, grazie. Roberta Ascarelli, grazie a Betty Lel e grazie a INT per organizzare questi incontri veramente illuminanti. Speriamo di continuare l'anno prossimo con un'altra serie altrettanto. Grazie. Grazie Oleg, grazie Nunzia, grazie a voi e niente, alla prossima volta. Grazie, davvero molto interessante. A buonasera a tutte e tutti e grazie di aver partecipato. Grazie, buona serata.